Ciao ragazzi, buonasera, bentrovati con il consueto appuntamento di analisi dei mercati. È qualche giorno che non ci vediamo, anche perché ho avuto comunque degli impegni lavorativi e nei prossimi giorni conto comunque di tornare, se non quotidianamente, comunque a fare delle sessioni di analisi più frequenti rispetto a quelle che abbiamo avuto negli ultimi giorni, un po' più rarefatte. Abbiamo sicuramente tanta carne al fuoco perché negli ultimi giorni avete visto che ci sono stati sicuramente degli sviluppi interessanti sia sui mercati regolamentari, per così dire, che su quelli delle criptovalute, principalmente del Bitcoin che sta continuando questo suo spunto importante al rialzo. Ragazzi, prima di iniziare facciamo la solita prova di collegamento. Ditemi com'è l'audio e il video, che conviene sempre fare dei check, che come sapete, vista la presenza massiccia a casa, poi questa è l'ora di punta, chiaramente possono esserci dei problemi a livello di banda. Infatti oggi ho preparato un grafico che vi condividerò in foto, in questo modo sicuramente evitiamo di occupare meno banda che condividendovi direttamente magari TradingView, così riusciamo a vedere bene i livelli di prezzo che voglio farvi vedere questa sera, che dobbiamo tenere sicuramente sotto controllo da qui ai prossimi giorni. Allora, ciao a tutti, aspettiamo. Ogni tanto va a scatti, audio ottimo. Sì, beh, l'importante è che l'audio è ottimo, poi che ogni tanto va a scatti, purtroppo sì, capita, e questo vi ho detto dipende dal fatto che siamo tutti a casa, principalmente stando tutti a casa e saturiamo la banda. Se ci sono dei problemi durante il video, scrivetemi qui nei commenti, tanto io li vedo quasi in tempo reale, quindi se non capite qualcosa la ripeto, e poi ovviamente comunque alla fine facciamo la solita sessione di domande e risposte, quindi potete chiedermi lì. Se ci sono dubbi e non avete capito qualcosa bene. Sì, il video ogni tanto, ragazzi, purtroppo non è un problema che stiamo riscontrando tutti. Parlo anche con degli amici che fanno dirette, a loro volta dipende da dove, in che punto uno si trova. Ci sono dei punti che, dove si soffre di più la mancanza di banda. Comunque, bando alle ciance, direi di partire subito, anche perché, come vi ho detto, abbiamo tanta carne al fuoco da analizzare intanto. Direi che possiamo andare ad analizzare velocemente quello che è il contesto generale, perché ci sono stati degli sviluppi negli ultimi giorni. Ricorderete che nelle dirette scorse vi avevo sempre detto che l'allarme principale sui mercati azionari era quello che non si era ancora riuscito a individuare un livello statico dove i titoli e gli indici azionari potessero trovare supporto e iniziare quella fase di consolidamento. Ebbene, pare che questo livello statico sia stato trovato. Utilizziamo lo Standard & Poor's 500, che è un pochino l'indice di riferimento benchmark sia per l'azionario americano ma anche per comunque l'azionario mondiale. Abbiamo visto che in questa fase, negli ultimi giorni, dopo il dump pesantissimo delle settimane centrali di marzo, in questa fase è iniziata quella fase di consolidamento e di rimbalzo delle quotazioni che ha portato appunto gli indici a riguadagnare parte del terreno che era stato perso nelle settimane precedenti. Qual è la valutazione che dobbiamo fare, principale, più importante in questa fase? È che intanto i mercati sembra che abbiano scontato il coronavirus, il Covid-19, quindi l'urto del coronavirus è stato già scontato dai mercati finanziari. Quello che nelle prossime settimane andrà a determinare lo sviluppo e l'andamento delle quotazioni,
sicuramente le stime che verranno proposte trimestralmente, mensilmente, vedremo poi i livelli di analisi come andranno nel dettaglio, sui livelli di produzione, quindi di produttività delle aziende quotate, e le stime sulle vendite, soprattutto. Quindi questi due saranno i parametri fondamentali di riferimento sui quali si baseranno gli investitori e che ragionevolmente verranno anche scontati, tra virgolette, dai mercati. Infatti è molto interessante come qualche settimana fa si diceva indicativamente che le stime sul calo della produzione erano di circa il 30%. Se noi infatti andiamo a prendere il grafico dell'SP 500, Standard & Poor's 500, e andiamo a vedere il drop, il dump di quanto è stato, siamo esattamente tra il 30 e il 40%. Quindi le stime sul calo della produzione e sulle vendite sono rispettati dall'andamento dei principali titoli azionari e dagli indici. Quindi questo sarà lo scenario su cui si baseranno i mercati e gli investitori nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Ovviamente, ho detto, il Covid-19 è stato già scontato, però questo non significa che non possa incidere indirettamente. Infatti sappiamo bene che i livelli di produttività delle aziende dipendono dalla fine dei lockdown e dal ritorno alla normalità, quindi sostanzialmente il termine, la fine dell'ibernazione economica in cui sono piombati i principali paesi che stanno combattendo contro la diffusione del coronavirus. Quindi questo è lo scenario, il contesto, possiamo dire, sui mercati azionari. Anche loro oggi ha continuato la sua fase al rialzo. Già negli ultimi giorni aveva dato segnali importanti di ripresa. Oggi i futures trimestrali hanno segnalato la rottura dei 1.700 dollari l'oncia. Ragionevolmente la normalizzazione del contesto sanitario ed economico porterà e favorirà sicuramente una sorta di corsa all'oro in virtù di quello che ci siamo detti nelle ultime dirette, ossia che le politiche economiche e monetarie delle banche centrali, che ovviamente inietteranno liquidità nel mercato, quindi causeranno aumento dell'inflazione e svalutazione delle principali valute fiat, che saranno proprio penalizzate da queste politiche, faranno sì che gli investitori cercheranno proprio un asset per proteggersi da queste dinamiche, e l'oro è ovviamente l'asset principe, lo store of value per eccellenza. Un accenno anche sul petrolio, che negli ultimi giorni ha mostrato dei segnali di ripresa dopo il crash incredibile di metà marzo. Sapete bene che è stato determinato, come abbiamo già detto nelle scorse dirette, dalla guerra dei prezzi tra la Russia e l'Arabia Saudita, quindi tra l'OPEC e i non OPEC member, appunto per il controllo della produzione del petrolio. Pare che una bozza di accordo sia stata trovata. Comunque, sicuramente il petrolio, almeno fino a giovedì venerdì, quando dovrebbe esserci l'incontro, continuerà questa fase a rialzo. Abbiamo visto il greggio intorno ai 27 dollari e il Brent intorno ai 34 al barile. Quindi anche in questo caso è tornato comunque un minimo di ottimismo sul mercato dopo quelli che erano stati, diciamo, i crash dei giorni e delle settimane precedenti. Un punto dobbiamo tenere ben presente, questo ve lo avevo già accennato nelle dirette scorse: quando la situazione a livello sia sanitario ma soprattutto economico sarà chiara, quindi non ci sarà più dubbio, incertezza, ma si avranno delle tabelle di marcia definite, quindi sarà stabilito che il Covid-19 è stato contenuto, uscirà un vaccino, quella è sicuramente la news che darà proprio l'innesco alla ripartenza dei mercati, che tendono ad anticipare sempre poi le premesse positive nell'economia future. Dobbiamo tenere presente che la liquidità che è uscita con veemenza nelle settimane scorse, che ha determinato i crash di tutti i mercati, compreso quello delle criptovalute, allo stesso modo tornerà con la stessa veemenza dentro i mercati. Io vi ho fatto nei giorni scorsi un paragone su quello che era avvenuto in Asia, in Thailandia nello specifico, quando nel 2004 ci fu quel disastro.
praticamente chi si trovava sul mare ha raccontato che le acque, l'oceano, per qualche ora si è ritirato, lo tsunami. Quindi c'è stato le acque che sono quasi scomparse e dopo poche ore sono tornate con una violenza incredibile e hanno causato il disastro che tutti sappiamo. La stessa cosa succederà nei prossimi mesi, quando appunto avremo certezze e tempi ben chiari. La liquidità che è uscita così violentemente tornerà con la stessa violenza, se non superiore. E lo stesso discorso vale per il mercato cripto. Poi consideriamo anche il discorso, perché la liquidità tenderà a rientrare nei mercati azionari, ma andrà anche alla ricerca di altri asset particolari per le ragioni che vi ho detto prima di protezione. Perché intanto ricordiamoci sempre che i tassi sono e saranno negativi. Adesso sono intorno allo zero, ma ragionevolmente nei prossimi mesi le banche centrali porteranno i tassi negativi. Intanto sicuramente per tenere i soldi nei conti correnti, quindi i depositi nei conti correnti, dovremo pagare. Quindi i tassi sicuramente saranno negativi nei prossimi mesi. Inoltre consideriamo anche che i bond statali, come i bund tedeschi, i treasury americani, non remunerano più come una volta. Se già pensiamo che a dicembre 2018 i treasury decennali americani avevano un tasso di interesse intorno al 3%, mentre adesso sono allo 0,7%, quindi capite bene che vengono fagocitati i rendimenti dall'inflazione. Quindi queste dinamiche faranno sì che appunto gli investitori cercheranno degli asset dove allocare i propri capitali, perché non sarà più conveniente rivolgersi ai mercati obbligazionari e dei bond, ma nemmeno mantenere la liquidità nei conti correnti. E a questo punto direi che possiamo passare ad analizzare il Bitcoin nello specifico. Io ho intitolato la diretta Bitcoin, inizio della bull run pre-halving, perché le dinamiche a cui abbiamo assistito negli ultimi giorni sono molto interessanti. Allora, innanzitutto passiamo e iniziamo ad analizzare la parte tecnica. Vi condivido la foto. Ragazzi, ditemi se in questo momento si sente tutto bene, se capite tutto, perché nelle fasi di condivisione spesso, come vi dicevo prima, il video viene un po' penalizzato. Comunque, ho messo la foto proprio perché dovrebbe occupare meno banda di TradingView. Quindi, vi dicevo, questo è l'andamento della quotazione nelle ultime settimane. Questa gialla evidenziata qui è la trend line di medio periodo che sta accompagnando il Bitcoin. Questa qui in verde è la trend line locale che invece ha dato della resistenza sui 7.000 dollari, che vedete aveva formato questa sorta di triangolo ascendente che, comunque, se seguite le analisi sul gruppo, avete sicuramente già visto nei giorni scorsi. Quindi vi dicevo, queste sono i due trend che dobbiamo tenere ben presenti: il trend locale, questa trend line verde degli ultimi 2 giorni, e invece la trend line di medio periodo che unisce i minimi da metà marzo, quando c'è stato sostanzialmente il crash fino ai 3.800 dollari. Dunque, questi sono i livelli di prezzo significativi. Vedete che la resistenza R1 passa in zona 7.500 dollari. Al momento il Bitcoin sta cercando di mantenere questa trend line locale in verde. Vedete che c'è stato una minima correzione. Questo è stato anche determinato dal fatto che tutti gli oscillatori, i Relative Strength Index, erano in pieno ipercomprato, in overbought. Quindi è normale che ci sia stato un attimo di rallentamento. Se la quotazione riuscirà a mantenersi in queste fasi e non rompere al ribasso la trend line locale, ragionevolmente nelle prossime ore avremo ancora un test su R1, la resistenza qui sui 7.500 dollari, che se sarà accompagnata dai volumi, probabilmente riuscirà appunto il Bitcoin a rompere la resistenza e ad andare poi l'assalto è il prossimo, quello che passa nel range 7.700-7.800 dollari. Comunque al momento la resistenza R1 deve essere ancora rotta e non è detto che questo
avvenga. Infatti, se i volumi dovessero mantenersi sui livelli attuali, che sono ancora bassini, per fare un eufemismo, non è da escludere che la quotazione vada a ritestare la trend line di medio periodo, che è questa qui. Quindi ci potrebbe essere una rottura della trend line locale, un retest intorno ai 7.000-7.100 dollari, che appunto potrebbe poi consentire al Bitcoin di prendere un nuovo slancio, quindi un nuovo impulso per andare a testare con più convinzione la resistenza, quindi su R1, sui 7.500 dollari. Questi quindi, ragazzi, sono i livelli che dobbiamo monitorare nel breve termine, da qui alle prossime ore, ai prossimi giorni. Non è, tra questo il mio Rally Trading Club, non è da escludere, scusate che intanto elimino la condivisione, ok, prima del take-off, quindi prima della partenza della quotazione, per quello che sappiamo tutti è ormai l'hype generato dall'halving, che vi ripeto ci sarà tra 4-5 settimane circa, è previsto per in 35 giorni dalle ultime stime. Quindi sicuramente la fase attuale, questo rialzo lento ma inesorabile che c'è stato dai minimi di metà marzo, è stato sicuramente favorito sia dalla ripresa e dalla stabilizzazione dei mercati azionari. Ricordatevi che il Bitcoin in questa fase è stato altamente correlato agli indici azionari, un po' come tutte le commodities, come tutti i titoli sostanzialmente, anche l'oro ha avuto dei cali importanti nelle settimane scorse, ricorderete. Quindi sicuramente molto ha influito anche la normalizzazione sui mercati azionari e l'hype sull'halving. Oggi facevo una ricerca su Google Trend e vedevo che le ricerche di halving, proprio la parola halving, stanno aumentando esponenzialmente, e questo è naturale dato che ci stiamo avvicinando all'evento. Quindi dal punto di vista tecnico, però, non è da escludere, a mio avviso, che prima del take-off, del decollo, ci possa essere un ulteriore shakeout, quindi un ribasso violento. Questo perché ovviamente sono delle dinamiche che vengono messe in atto dalle whales, dalle balene, che conoscete benissimo, per cercare di buttare fuori dal mercato prima della partenza le cosiddette mani deboli, che poi non sono nient'altro che quegli investitori poco convinti, che magari non credono nell'asset, quindi magari hanno stop loss magari molto stretti, o quelle posizioni a leva, a margine, che per forza di cose, quindi posizioni long, magari immaginiamoci una leva 20, leva 30, leva 50, sapete che c'è anche chi opera a leva 100, anche se a mio avviso operare con leve superiori al 10-20 sul mercato delle criptovalute è una cosa totalmente insana, comunque poi ognuno fa ciò che crede. Quindi ovviamente, per forza di cose, queste posizioni sono deboli perché per mantenere uno shakeout, quindi un dump importante della quotazione, bisogna riempire i margin wallet di liquidità, e questo ovviamente non tutti possono permettersi di farlo. Quindi non è da escludere, vi ripeto, che prima della partenza possa esserci un ulteriore shakeout, e quindi i livelli che dobbiamo andare a monitorare con attenzione in caso di correzione sono il supporto della trend line che vi ho mostrato prima sui 7.000-7.100 dollari, i 6.800 dollari che sono anche, diciamo, il livello statico da cui è partito il rialzo degli ultimi giorni. E poi ovviamente dobbiamo tenere traccia di tutti i supporti su cui la quotazione si è, diciamo, appoggiata, le varie leg down del rialzo attuale, quindi 6.200 dollari, 5.800 dollari, ovviamente anche 5.500 dollari, dove insiste la media mobile a 200 periodi settimanale, che è il supporto dinamico definitivo, chiave fondamentale sotto il quale la quotazione non deve assolutamente scendere, anche perché sennò a quel punto poi subentrerebbero delle altre valutazioni, e l'outlook anche nel medio termine, sotto la media mobile 200 settimanale, diventerebbe bearish, ribassista.
Quindi facciamo anche un accenno rapido ai fondamentali del Bitcoin prima di passare alla fase di domande e risposte con voi. Ovviamente l'halving, ne abbiamo parlato in tutte le dirette, vi ripeto ogni volta che dopo l'halving avremo il dimezzamento dell'offerta del Bitcoin. Infatti i block reward passeranno dai 12,5 ai 6,25 Bitcoin ogni 10 minuti. E il Bitcoin è l'unico asset che ci garantisce il dimezzamento, la riduzione dell'offerta nei prossimi mesi. Anche l'oro è sì uno store of value, comunque con le nuove tecniche di estrazione e con i nuovi giacimenti che vengono scoperti, sapete, quell'ultimo giacimento grandissimo scoperto in India, non ci garantisce matematicamente una riduzione dell'offerta e soprattutto un taglio e una riduzione dell'inflazione che il Bitcoin ci garantisce in virtù dell'halving che per la prima volta porterà l'inflazione annuale del Bitcoin sotto il 2%, per la precisione all'1,8%. E un altro aspetto di cui voglio mettervi al corrente velocemente con voi è un rapporto che ho letto questa mattina e di cui sto preparando un approfondimento sul mio blog, quindi nei prossimi l'analisi sul mio blog Bitcoin Facile, ed è un rapporto da una società di analisi fatto in collaborazione con l'Exchange Bitstamp, con la Chicago Mercantile Exchange, la CME, dove sono listati anche i Bitcoin Futures, e sono stati analizzati i flussi di denaro che stanno arrivando sia dai mercati over the counter, OTC. Per chi non li conosce, vi dico velocemente, i mercati OTC sono quei desk dove si può acquistare grandi quantitativi di criptovalute e di Bitcoin senza passare negli spot market e quindi senza andare a impattare direttamente sulla quotazione, quindi come se fosse un layer 2, un livello superiore agli spot market. Quindi i flussi dei capitali che stanno entrando dentro i mercati sono davvero impressionanti. E nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, quando si tornerà alla normalità, quindi si sarà sconfitto definitivamente il coronavirus e i paesi usciranno dall'ibernazione economica in cui siamo a causa dei lockdown attuali, vi dicevo prima, ragionevolmente i capitali, la liquidità si riverserà nuovamente all'interno dei mercati, e molti investitori istituzionali stanno guardando seriamente e con molta attenzione al mercato delle criptovalute. D'altronde, nel Rally Trading Club, con i miei iscritti, io condivido spesso dei report che pubblica Grayscale, che è uno dei maggiori asset manager statunitensi, che pubblica dei report specifici sulle criptovalute che ritiene più solide. E ovviamente se Grayscale pubblica un report e lo diffonde ai suoi investitori è perché implicitamente gli sta dicendo investite qui, comprate qui. Quindi ragazzi, da qui alle prossime settimane, nei prossimi mesi potremo avere veramente un grandissimo flusso di liquidità da parte di grandi investitori, operatori istituzionali che stanno guardando con molta attenzione al mercato delle criptovalute. Tale contesto registro anche positivamente la performance delle ultime 24 ore delle altcoins, che ricordate, mentre negli ultimi giorni sembrava il Bitcoin essersi preso un po' la scena di tutto il mercato, invece nelle ultime 24 ore abbiamo avuto degli spunti interessantissimi di alcune altcoins come Ethereum, BNB, Tezos, Zec, ma ce ne sono tante che stanno performando, Link, che stanno performando molto molto bene, e questo significa che il mercato sta cercando di riprendersi e da uscire da questa fase di depressione che oggettivamente pochi ci aspettavamo a gennaio, quando ovviamente non potevamo sapere l'outbreak del coronavirus, e quindi molti fondi sono pronti a entrare. Se la settimana scorsa parlavo su Instagram nella diretta che ho fatto con Cointelegraph, anche la capitalizzazione dollari USDT è lievitata nelle ultime settimane. Questo perché intanto molti fondi, ovviamente dagli exchange, sono usciti dalle cripto principali e sono in USDT pronti per rientrare quando la situazione si sarà stabilizzata. Ma questo anche perché molti investitori stanno guardando al mercato delle criptovalute proprio in virtù del fatto di uscire dal sistema bancario, dal sistema finanziario tradizionale ed entrare nel mercato delle criptovalute. È il Tether dollaro, ovviamente la finestra principale, la stablecoin più conosciuta, quella che attira più investitori,
che guardano con molto interesse al mercato delle criptovalute, e poi il mercato delle stablecoin consente di mantenere liquidità fuori dai conti correnti. Quindi ricordatevi quello che vi ho detto prima, con i tassi negativi, quindi sostanzialmente si dovrà pagare nei prossimi mesi per avere liquidità sui conti correnti. Ovviamente le stablecoin faranno gola a molti investitori. Bene ragazzi, spero che l'approfondimento di questa sera vi sia piaciuto, soprattutto spero che l'audio, almeno l'audio, sia stato buono, così che voi possiate aver compreso tutti i ragionamenti che ho fatto con voi. Direi che a questo punto possiamo passare alla fase di domande e risposte. Intanto vediamo, mi sembra di aver letto già qualche domanda, vediamo se c'è qualcosa. Allora, vediamo qui. Alla luce dell'acquisizione di CoinMarketCap, pensi che BNB ne beneficerà? Sì, Binance Coin è sicuramente uno dei token, è nella mia top 10, che sicuramente performerà alla grandissima nei prossimi mesi, nei prossimi anni, soprattutto quando il Bitcoin proprio inizierà il suo decollo, il take-off sulle ali dell'halving. Di tutte quelle dinamiche, che poi non è l'halving in sé che determinerà l'aumento del prezzo del Bitcoin, è l'halving che dimezza l'offerta, dimezza l'inflazione in un momento in cui ragionevolmente nel medio-lungo termine avremo un aumento di domanda di Bitcoin. Quindi domanda-offerta, legge di mercato, l'offerta scende, la domanda sale, la quotazione, il prezzo si adegua e sale. Di conseguenza, quindi sì, sono convintissimo che Binance Coin performerà veramente bene. Poi anche come è strutturato il token con i burn trimestrali, quindi si cerca anche qui di ridurre parzialmente l'offerta di token. Poi consideriamo anche che i trader che operano su Binance hanno degli sconti molto interessanti sulle fee di trading, che ovviamente per chi opera con grandi volumi fanno sicuramente comodo. Quindi sono d'accordo che BNB beneficerà bene, non tanto per il fatto che Binance abbia acquisito CoinMarketCap, che sicuramente magari lì potremo fare un discorso sul fatto che CoinMarketCap rimarrà neutrale, tra virgolette, oppure diventerà una sorta di vetrina per Binance, però BNB beneficerà di tutto l'ecosistema Binance, che è oggettivamente una delle startup più attive del settore. Ma la svalutazione della moneta fiat, secondo te, inciderà in positivo sul prezzo di Bitcoin o me lo sogno solo io? No, 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 non te lo sogni solo tu. Io credo di dirlo a ogni diretta e sì, inciderà in maniera molto positiva sul prezzo di Bitcoin, proprio perché gli investitori, ma anche i semplici detentori di grandi capitali nei conti correnti, andranno proprio alla ricerca di questi asset che gli garantiscano protezione dalla svalutazione. Quindi Bitcoin, oro, argento, sicuramente sono degli asset che performeranno molto molto bene nel medio-lungo termine. Allora, secondo te ci sarà un altro forte ribasso prima della ripresa violenta? Immagino tu mi abbia posto la domanda prima della parte finale dell'analisi, dove ho detto che mi aspetto anch'io, se non un calo violento, quantomeno una correzione, uno shakeout per cercare di buttare fuori dal mercato le mani deboli. Non è affatto da escludere, in ragione del fatto anche che se poi andiamo ad analizzare tecnicamente il grafico su time frame più ampi, quindi giornaliero, vediamo che il rialzo attuale si può leggere anche come una sorta di rising wedge, quindi chiamiamola bull flag, anche se poi non è il rising wedge, non è una bull flag. Comunque, dopo il dump pesantissimo di metà marzo, questa sorta di bandiera ribassista, scusatemi, bear flag, no, bull flag, che potrebbe in caso di rottura determinare un altro calo pesante della quotazione. Nella scorsa diretta vi ho fatto proprio la simulazione grafica, quindi della rottura della bear flag. Il target dovrebbe essere intorno ai 4.200 dollari, però non è sicuramente l'eventualità più
più probabile, a mio avviso, perché noi come investitori dobbiamo sempre ragionare in termini di probabilità. Quindi ricordiamoci poi sempre che sui 5.500 dollari insiste anche la media mobile a 200 periodi settimanale, che è un supporto importantissimo che già nel 2019, tra gennaio e febbraio, sostanzialmente fornito il bottom alla quotazione. Quindi io credo che l'area da guardare con molta attenzione sia quella 5.8-5.5 in caso di correzione violentissima. Non è detto comunque che la trend line che vi ho mostrato prima di medio-breve termine, che sta sostenendo il rialzo, ceda alla correzione. Quindi il prossimo supporto da monitorare attentamente è che i compratori rialzisti devono difendere assolutamente per mantenere integra la struttura rialzo di breve termine che è partita nei giorni scorsi, è il supporto che va tra i 7.000 e i 6.800 dollari. Quindi quello è il primo supporto da tenere assolutamente sotto controllo. Allora, vediamo se c'è qualche altra domanda. Esiste una stablecoin sull'euro? E se sì, su quale exchange? Allora, io conosco EURTI, che è fornita da Tether, l'exchange è Bitfinex. Quindi come USDT, cioè EURTI, replica una stablecoin che replica esattamente il valore dell'euro. Come vedi, batte in funzione del fatto che il Brother Brave continuerà a diffondersi in modo impressionante. Basic Attention Token mi è sempre piaciuto, indipendentemente dal fatto che la startup è veramente una delle migliori, a mio avviso. Hanno fatto il Browser Brave, che è fantastico. Se non lo conoscete, vi consiglio assolutamente di installarlo, perché ha la particolarità non da poco di bloccare tutti quanti i trackers, i cookies. Quindi avete presente perfettamente la classica padella o il libro di Amazon che poi vi segue su tutti i banner dei siti web che visitate. Bene, attraverso Brave questo non succederà più, perché appunto i cookies e i trackers vengono bloccati e quindi sostanzialmente non possono attaccarsi ai vostri file temp, e così non verrete tracciati dai siti che invece proprio sul tracciamento degli utenti basano tutto il loro business, come Facebook, Amazon, Google e tutte queste società che poi vanno a rivendere la pubblicità e forniscono i dati alle società che appunto poi sponsorizzano gli advertisements. Quindi Basic Attention Token assolutamente sì, è uno dei miei token preferiti e poi è appunto una di quelle startup che in questa fase in cui è importante che i progetti alle spalle forniscano proprio uno strumento, un qualcosa da fornire al mercato. Ebbene, qui c'è proprio il browser, che è un ottimo esempio di strumento o di prodotto che viene fornito al mercato. Quindi sicuramente sia la startup Brave che il token hanno ampi margini di crescita, a mio avviso, nei prossimi mesi. Velocemente, ciao Cristian, che ne pensi di Cardano? Ma Cardano era un buonissimo progetto che ha avuto un hype eccezionale nel primo trimestre del 2018, poi forse si è un po' perso per strada e sconta un pochino la concorrenza delle altre blockchain, degli altri progetti come anche Ripple, XLM. Purtroppo questo è il discorso che vi facevo prima. Se non si ha un prodotto da fornire al mercato in questa fase di inflazione di tokens, se andiamo su CoinMarketCap ci sono migliaia di criptovalute, quindi bisogna differenziarsi, proprio avere una strategia di marketing per potersi differenziare dai concorrenti e fornire un prodotto al mercato, cosa che in questa fase purtroppo Cardano non ha. Mentre vi ho fatto prima l'esempio di BAT, proprio potete capire perfettamente la differenza tra una startup, un progetto che fornisce un prodotto al mercato, e uno che invece forse ancora vive un po' di rendita e non si sta adeguando ai tempi. E come Cardano vi potrei fare tantissimi esempi. Ti pare sul grafico a 15 minuti del Bitcoin
che ci sia un'opportunità di scalping tra le 7.230 e 7.450? Sì, scalping, nelle ultime ore ho visto c'è proprio un range molto stretto tra i 7.450 e i 7.3. È un buon range per lo scalping. Poi, ovviamente, con questi volumi bassi fate attenzione perché veramente una minima variazione dei volumi porta alla rottura del range. Comunque, sì, da questa mattina si sta muovendo sostanzialmente tra i 7.3 e i 7.450 in Bitcoin, con lievi uscite dal range, ma mi sembra una buona opportunità. Non ricordo come su Binance si possono pulire i rimasugli di Satoshi dalle varie cripto con cui si è tradato. Basta che ti loghi, c'è una funzione converti in BNB e fa automaticamente tutto quanto il sistema senza problemi. Grazie Cristian, devo lasciare, fino a rivedere in differita. Grazie a te, ciao. Tanto il video, ragazzi, lo trovate sempre pubblicato qui sul gruppo, quindi potete vederlo con comodo quando volete. Allora, buonasera Cristian, sono entrato nel momento che hai detto che investire sopra i 20k sulle criptovalute non è buono. Ho capito male? Se è così, perché? Non ho detto che investire sopra i 20k sulle criptovalute non è buono. Forse hai capito male, poi magari riguarda il video che trovi appunto sul gruppo Bitcoin 3 Ter, magari appunto ti ho detto hai capito male proprio in virtù del fatto che l'audio magari in quel momento andava e veniva. Grazie per tutte le info. Nella prossima bullrun credi che Ethereum possa arrivare a fare le stesse prestazioni dell'ultima del 2017? L'ultima volta, se non sbaglio, ha fatto un ventesimo del prezzo del Bitcoin. E allora, se ti riferisci alla bullrun del 2019, quindi quella tra aprile e giugno 2019, lì il Bitcoin si è praticamente rubato tutta la scena, è stato proprio l'attore principale del mercato e sostanzialmente le altcoin hanno segnato il passo, hanno fatto registrare dei livelli veramente molto molto inferiori rispetto a quella che è poi stata la crescita di oltre il 300% del Bitcoin, sostanzialmente dai 4.000 ai 14.000 dollari. In quel contesto ricordiamo bene che venivamo da un grande crash del mercato, si parlava del Bitcoin che forse è arrivato seriamente per la prima volta all'attenzione dei grandi investitori che avevano accumulato nei mesi precedenti, quindi in quella fase le altcoin hanno veramente performato male, mentre nella bull run del 2016-2017 forse poi Ethereum stessa è stata quella che ha dato il là all'esplosione delle altcoins, perché ricorderete tutti gli ARC 20, gli initial coin offering che venivano sviluppate proprio su blockchain Ethereum. Sicuramente in ottica DeFi, quindi finanza decentralizzata, Ethereum nei prossimi mesi potrà performare molto bene, se non ai livelli del 2017, che credo siano inarrivabili, perché ricordatevi appunto che in quella fase Ethereum aveva sostanzialmente il monopolio delle ICO, mentre adesso c'è più concorrenza, però sicuramente in ottica DeFi, decentralized finance, sicuramente performerà molto bene, nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Allora, credo che non ci sono più domande, quindi direi che possiamo. Ce ne sono un altro paio qui. Invece, Banchera, come ti sembra? Ma io Banchera non l'ho mai seguita, però da quello che ho sentito si è un po' persa per strada, anche Banchera. Come vedi i progetti? Ottima domanda, questa è veramente un'ottima domanda. Come vedi i progetti di tokenizzazione degli asset tradizionali e il futuro? La tokenizzazione degli asset tradizionali e quindi i security token sono decisamente il futuro. Io ho anche dedicato ampio spazio nel mio libro Bitcoin Facile a questo aspetto. Pensate solamente a tutti quegli asset azioni, equity di società, equity aziendali, commodities, tutti quegli asset che possono essere tokenizzati e acquistati con un semplice click attraverso internet. Quindi
tutta questa possibilità di ingresso in un nuovo mercato finanziario decentralizzato, che avranno anche e soprattutto tutte quelle persone unbanked e underbanked, quindi che hanno o non hanno accesso o hanno un accesso parziale al sistema finanziario tradizionale e che aspettano di poter accedere a un nuovo sistema finanziario. Ragazzi, pensate che negli Stati Uniti, che è una delle nazioni più sviluppate, ci sono circa 10 milioni di persone che non hanno un conto corrente e nel mondo si calcola circa che ci siano quasi 3 miliardi di persone underbanked. Quindi queste dinamiche sono proprio, danno la possibilità a queste persone di poter entrare in un nuovo sistema finanziario. Quindi la tokenizzazione degli asset tradizionali per me è sicuramente il futuro. Ne vedremo delle belle nei prossimi mesi. Conosci Xriba? No, Xriba non l'ho ancora mai sentito. Magari approfondirò. Ne parliamo in un'altra diretta. Va bene, ragazzi, 8 meno un quarto, direi abbiamo fatto le canoniche 3 quarti d'ora, quindi mezz'ora di analisi e quarto d'ora finale di domande e risposte. Spero che la diretta vi sia piaciuta. Ho cercato di riassumervi un pochino tutto quello che è stato l'andamento dei mercati negli ultimi giorni, con un focus ovviamente sul Bitcoin e sul mercato delle criptovalute. Come vi dicevo, negli ultimi giorni non ho avuto modo di avere il ritmo delle dirette che ho avuto nelle ultime settimane per degli impegni lavorativi, ma nei prossimi giorni cercherò di tornare a intensificare un pochino i ritmi delle analisi, perché comunque vedo che c'è grande partecipazione, sono contento qui sul gruppo e poi comunque in questa fase di quarantena forzata è anche bello condividere con gli altri, confrontarsi. Mi fa piacere anche in un certo senso provare a tenervi compagnia un pochino la sera così discutendo sui mercati azionari, sul mercato delle criptovalute, che poi è un po' la nostra passione, visto che siamo qui nel gruppo Bitcoin 3x. Va bene, ragazzi, ci vediamo nei prossimi giorni per gli aggiornamenti. Ovviamente seguite sia il canale Telegram Bitcoin Facile che il gruppo qui Bitcosto quotidianamente tutti gli aggiornamenti del mercato cripto, focus di analisi tecnica e di analisi fondamentale. Ci vediamo nei prossimi giorni per la prossima diretta. Un saluto a tutti e buona serata. Ciao ragazzi!